Primo consiglio comunale a Monte San Pietrangeli, inizia il Paolo Casenove bis. Tanti gli impegni e soprattutto una sfida da vincere, riempire il centro storico. Ambizioni sono tante, vista il riscontro elettorale, c'è anche un senso di responsabilità non indifferente nei confronti delle comunità. La squadra è giovane, l'ambizione è quella di portare a ancora maggiore presenza di giovani nella squadra, quindi in corso di questi magari 5 anni. Se ci fosse veramente l'afflusso o l'apporto di nuove idee, nuove energie, sarebbe importante per un futuro di questa amministrazione. Chi sono i suoi compagni di viaggio in giunta? In giunta saranno confermati, sono riconfermati come vice sindaco Flavio Scopetta e come assessore Marco Pazzelli. Quindi deleghe? Deleghe sono le più diffuse e disparate fra i vari membri della squadra, sia quelle ufficiali che quelle non ufficiali, ognuno si occuperà di un settore e di un problema. Il primo mandato è stato segnato da un bisogno di rimettere a posto i conti e risolvere anche problematiche importanti. Questo secondo, da dove riparte? Riparto da un consolidamento del bilancio comunale. E questo è stato un lavoro immenso che ci ha distratto tutte le energie in questi 5 anni di mandato. Adesso possiamo, diciamo, partire con il piede giusto per fare una programmazione di carattere politico per questa comunità. Ha bisogno di ritrovare vita il centro storico. Sì. Cosa si può fare? Ecco, quello che si può fare, quello che cercheremo di fare è quello di dare un segnale che il centro storico è importante, è da rivitalizzare con iniziative, con recupero degli immobili che sono oramai fatiscenti e abbandonati, con una politica di iniziative culturali che possano portare alla riscoperta di questo piccolo borgo. Alla fine ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità, né più né meno di altri del nostro territorio. Obiettivo giovani coppie? Ci proviamo. Però la regione ha dei piani molto importanti per i borghi, quindi questo Sì, potrebbe riguardare anche voi. esatto. Infatti io quando parlo di speriamo è in vista o con il presupposto che queste risorse poi vengano realmente destinate alle comunità. Ultima domanda, piano economico, ovviamente voi avete un cittadino illustre, si riuscirà a fare qualcosa in più anche con Nero Giardini? Potrà essere un veicolo per Monte San Pietrangeli? Guarda, Nero Giardini è una realtà indiscutibile e importante per questa comunità. La sua presenza in ogni caso è da tenere presente e da considerare in qualsiasi iniziativa. Non dimentichiamo che comunque questa comunità di Monte San Pietrangeli ha anche altre realtà che non possiamo trascurare. Quindi in un'ottica generale sono tutti coinvolti le realtà economico-finanziarie di questo paese. Reindossi la fascia.